Fuori di Cristo non c'è salvezza, né per noi né per nessun altro uomo al mondo. La salvezza viene unicamente da Lui. In Lui il Padre ha creato tutte le cose. In Lui il Padre salva tutti gli uomini e tutte le cose. È l'unico Salvatore, è il centro dell'universo. Questo dobbiamo crederlo, questo dobbiamo professarlo con la bocca e con la vita. E dobbiamo avere il coraggio di dirlo a tutti, di predicarlo, perché chi si vergognerà di me, dice Gesù davanti agli uomini, di lui mi vergognerò davanti al Padre mio nel grande giorno del giudizio. E allora l'augurio che io vi faccio è di riconoscere Gesù il Signore. Il primo a riconoscerlo suo Dio fu la Madonna. Dice la liturgia, quegli geni adoravit, quando Maria si vide il bambino proprio sulle ginocchia, prima di baciarlo lo adorò. Mio Dio, disse, e poi mio figlio, mio Dio. È questa fede di Maria che dobbiamo avere noi, adorando Gesù bambino. È il vero Natale, è rinascere in Lui. Perché se Cristo si è incarnato ed è nato, è perché noi rinasciamo in Lui, creature nuove, popolo nuovo, il popolo che Egli si è acquistato con la sua incarnazione, con la sua passione e morte. Fratelli e sorelle, l'augurio che io vi porgo è questo: buon Natale dentro di voi. Facciamo nascere Cristo dentro di noi, nella nostra fede, facciamolo crescere nella nostra speranza e espandiamolo, diamolo agli altri nella nostra carità. Questo è il vero Natale che noi dobbiamo fare quest'anno. Auguriamo a voi tutti, fratelli e sorelle, che frequentate questo luogo, auguriamo il buon Natale per voi, per le vostre famiglie, per i vostri conoscenti, i vostri amici, e dite a tutti di gioire perché è nato il Salvatore. Ecco, io vi annuncio una grande gioia che è per voi, che è per voi e per tutto il popolo, per tutto il mondo. La gioia che Dio si è fatto uomo e cammina con gli uomini, perché gli uomini ritornino al cielo da dove sono partiti. Amen.